Siamo con Walter Veltroni, che è qui per presentare il suo film su Berlinguer, ma anziché parlare del film su Berlinguer, io parlerei del tuo nuovo progetto, quello dell'intervista sui bambini, di cui vuoi raccontare il sogno, la meraviglia, partendo da una frase di Saint-Exupéry. Sì, insomma, è un modo per andare a capire che cosa pensano i futuri cittadini, diciamo, del 2020-2025, cercare di capire cosa pensano della vita, della morte, della gioia, della solitudine, della fantasia. Bambini tra i 9 e i 13 anni, ho fatto le prime interviste e devo dire sono bellissime perché hanno un mondo di cose da raccontare. Sta per uscire il tuo nuovo libro, La quarta ragione per vivere. Quali sono le altre tre ragioni? Un segreto, ciascuno può mettere le sue. Sicuramente il cinema è la quarta, però le altre sono segrete. Segrete. Ma nel libro vengono raccontate? No, assolutamente no. Ci lasciamo allora con questi punti. Esatto. Di sospensione. Ciascuno può mettere le sue buone ragioni. Nel tuo film su Berlinguer c'è molto di Sardegna. Beh sì, sarebbe impossibile il contrario. Berlinguer era sardo, la Sardegna era la terra dove lui stava più serena, il mare di Sardegna era il suo mare, quindi era inevitabile. Qui c'era l'inizio della sua esperienza politica. Ed è interessante che i luoghi vengono raccontati vuoti. Perché questa scelta? Beh, perché volevo un po' descrivere questo senso di vuoto che la morte di Berlinguer ha lasciato da tanti anni. E quindi mi sembrava improprio tornare in Sardegna o tornare nei suoi luoghi e riempirli di persone che non hanno nulla a che fare con quella storia. Grazie. Grazie.